Sono arrivate le bollette e a dire la verità siamo veramente incazzati neri, scusate il termine, però vediamo degli aumenti stratosferici e non li giustifichiamo. Il grido d'allarme del presidente dell'associazione Jesolana Albergatori è chiaro. Non riusciamo a capire come il kilowatt sia passato da 0,10 a 0,40 e questo ci preoccupa particolarmente perché abbiamo visto arrivare bollette che abitualmente erano intorno agli 8-9 mila euro, siamo arrivati anche a 30 mila euro, con, ripeto, aumenti del 300-330% in media. Ci sono stati aumenti anche del 600%, abbiamo piccole realtà che probabilmente compravano meglio l'energia elettrica l'anno scorso e che quest'anno si sono ritrovate avere aumenti anche del 600%, e questo dati alla mano che siamo sempre in grado di fornire in qualsiasi momento. Questo a fronte di una stagione straordinaria. Ecco perché l'associazione chiede un intervento sul credito d'imposta. Lo Stato ci ha concesso un credito d'imposta del 15%, noi reputiamo che sia irrisorio questa percentuale, chiediamo un aumento anche perché non è stata ridotta l'IVA sull'acquisto di energia elettrica, è rimasta al 22%, mentre sappiamo benissimo che sul gas è al 5%. Per lo Stato vuol dire un introito eccezionale visto questi aumenti e su questo chiediamo che ci sia un intervento. Noi lo rivolgiamo a tutti gli organi dello Stato, ma in particolare ai candidati che si presenteranno con le prossime elezioni nei vari seggi della nostra circoscrizione, ma anche a livello nazionale. Insomma, questo è un problema che non riguarda solo Jesolo, riguarda tutti gli albergatori d'Italia. Queste richieste infatti verranno formalizzate a Federalberghi Nazionale, che si spera agisca quanto prima, visto che il rischio chiusura per molte aziende è dietro l'angolo. Oltre all'aumento energetico ci sono anche tutti gli altri aumenti, ricordiamoci l'alimentare, ricordiamoci la lavanderia, ricordiamoci la penuria di personale, certi albergatori iniziano veramente ad essere stanchi su questi problemi e quando poi chiuderanno i bilanci probabilmente questa stanchezza si trasformerà in grande amarezza e in scelte che possono portare anche alla chiusura.